Buonasera gentili telespettatori, anche questa sera, giovedì 31 marzo 2022, sempre in diretta, sempre su Caffè TV24, canale da oggi, sempre nazionale, quindi ci vedono in tutta Italia. Un ben ritrovati, la settimana scorsa non ci siamo visti per motivi tecnici e non solo, ma questa settimana riprendiamo, riprendiamo le nostre analisi. Le nostre riflessioni, ma anche le opinioni da de parte dei nostri gentili telespettatori, dei nostri super quotati ospiti, come sempre qui in studio, finalmente in diretta. Citavo il giorno, il 31 di marzo, perché domani, primo aprile, non è soltanto la ricorrenza che spesso Goliardica si fa per fare degli scherzi, ma ovviamente domani finisce, anzi questa sera, a mezzanotte. Finisce lo stato d'emergenza che tanto abbiamo sentito in questi due anni, quello legato ai colori delle regioni, legato ai blocchi o comunque alla impossibilità più o meno vincolate di muoversi, ai cosiddetti dpcm che sono entrati per chi non ha, Ovviamente una formazione giuridica ormai entrati sdoganati nel linguaggio quasi quotidiano e quindi vedremo un pochettino, faremo un'analisi. Il titolo di questa sera della puntata di stasera è appunto Emergenza finita. È davvero così? Emergenze ce ne sono tante, ci saranno tante interazioni, tante possibilità di approfondimento. Come sempre vi aspetto: potete telefonare allo 049 78 00 204 oppure inviando i consueti sms. Alla 392-366-3347. E come di consueto, con me a condurre questa puntata del Tarlo, eccola qui sui vostri teleschermi, Alessandra Natali. Buonasera, Alessandra. Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera ai nostri ospiti. E buonasera anche a me, dai Alessandro, ci stiamo perché stasera <ride> per siamo così. <ride> Quella volta che non lo fai, ti richiamo, dai che siamo cari. Da casa ormai sano, che noi cerchiamo di essere ovviamente sempre seri sulle informazioni, ma anche cercare di insomma di entrare nelle vostre case, come sempre, con professionalità ma anche con cortesia, possibilmente. Vado subito a presentare gli ospiti di questa serata, i protagonisti di questa serata. Partendo da Federica Pietrogrande esponente della Lega, buonasera Federica e ben ritrovata. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Al suo fianco un ben ritrovato va anche a Maurizio Conte, esponente di Veneto per l'autonomia, ben ritrovato Conte. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. E grazie a lei. Un ben ritrovato ovviamente va anche agli altri due ospiti dall'altra parte dello studio che verranno, eccolo qui, Enrico Rinuncini, assessore del comune di... Ponte San Nicolò, esponente del Partito Democratico. Buonasera, Leoncini. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Se posso, saluto, i telespettatori, in particolare tre, se mi è permesso, prego, prego. Questa sera. Vittoria, Francesca, Francesco e Ginevra, che sono i miei piccoli telespettatori, prima che vadano a letto, i miei figli, che mi hanno chiesto questa cortesia solo per questa sera, grazie. Assolutamente, sera anche per le prossime volte, non c'è nessun <ride> problema. Grazie, Rinuncini, e un saluto da parte nostra. E da ultimo, come dico sempre, ma mai da ultimo, un ben ritrovato, eccolo qui a Giacomo Cusumano, consigliere comunale di Padova ed esponente del Movimento 5 Stelle. Buonasera, Cusumano. Buonasera a tutte e tutte. E ben ritrovato anche a lei. Bene, insomma, abbiamo un po' introdotto col titolo di questa sera. Come sempre, un po' d'utile ma cerchiamo di analizzare. Tante sono le emergenze in questo, in questo periodo, ma partiamo, appunto, da quella che da domani dovrebbe essere, insomma, una pagina girata in questo lungo libro eh, di, di questi due anni che ci hanno visto conoscere questa terribile pandemia mondiale, appunto il Covid. Ma è davvero finita? È finita l'emergenza oppure no? E Federica Pedro grande eh, beh, eh, Stando ai numeri dei contagi, eccetera, la, la, la pandemia ovviamente non si è esaurita, è eh, in fase di affievolimento. In questi due anni abbiamo visto eh, alti e bassi a livello di numeri di contagio e di gravità soprattutto di conseguenze del, di questo virus. Eh, quindi se vogliamo parlare <coughs> dei numeri l'emergenza no, non è finita, però se vogliamo parlare della gravità della situazione che imponeva l'intervento appunto di questi DPCM, sì, direi che l'emergenza si è esaurita, nel senso che per quanto i numeri possano risalire o scendere, eh, a seguito della vaccinazione, diciamo quasi eh, complessiva del nostro paese, eh, le conseguenze del contagio sono molto limitate. Le terapie intensive ormai sono assolutamente gestibili e le conseguenze non sono più importanti come nel 2020. Quindi era veramente il momento mh, di porre fine alla legislazione d'urgenza perché per definizione un decreto d'urgenza si utilizza in un momento storico limitato e rispetto alla, alla situazione contingente. Già credo che ci sia stato un abuso dello strumento e non lo dico io Federica Petrogrande eh, cittadina e comunque con avvocato, ma lo dicono i costituzionalisti e tutta la dottrina che in realtà ha analizzato eh, l'utilizzo del, dello strumento legislativo, che non è uno strumento legislativo perché, ripeto, è uno strumento d'urgenza. Eh, dopodiché rispetto alle restrizioni che comunque cadranno, che comunque rimarranno in vigore, sono ancora restrizioni, non possiamo parlare di un, una conclusione del del ciclo e uh, una, una libertà ormai uh, <coughs> ante pandemia. Però uh, è evidente che il nostro Paese aveva bisogno di un po' di respiro, le attività economiche dovevano ripartire, il lavoro doveva ripartire, uh, tutto in realtà sta riprendendo una forma di normalità che consente di togliere delle limitazioni che onestamente erano fin troppo gravose. E, questo anche in vista dell'arrivo della primavera che come sempre eh, riduce la diffusione dell'influenza in generale e comunque del, in questo caso della pandemia e soprattutto in funzione del fatto che il nostro Paese ha già avuto gravi danni economici eh, a causa della pandemia, bisogna assolutamente partire e ricominciare in modo diverso. Grazie, grazie Petro Grande. Rinoncini, ma allora diceva Draghi circa 15 giorni fa, poco meno, eh, via quasi tutte le restrizioni facciamo ripartire l'economia, no? riapre l'economia. Ma ehm, è davvero stato così vincolante questo blocco di queste ordinanze, questo diciamo, stato emergenziale che ha bloccato l'economia? O c'è anche qualcosa in più? È stato utile? Secondo lei adesso è utile sbloccare o no? è anche un amministratore locale, quindi insomma, ha vissuto in prima persona, no? Assolutamente è stata è stato faticoso, è stato faticoso per tutti, per tutti i cittadini. Io penso sempre anche ovviamente a chi è più debole, alle fasce più deboli perché Ogni tanto penso a questi bimbi, anche in questi giorni si discuteva tra genitori il tema della mascherina in classe, no? C'è comunque un distanziamento eh, nelle classi e comunque devono continuare a tenere la mascherina. E per bimbi di 6, 7, 8, ma pensa, pensiamo al tema degli adolescenti, cioè noi immagino la fatica di rimanere a casa in questi, questo anno e mezzo, due, è stata veramente una prova straordinaria e ad alcuni ha lasciato anche qualche segno non solo di carattere come dire, eh, nel corpo ma anche nello spirito e Ovviamente tutto questo si è riversato anche nel mondo dell'economia, nel mondo dei lavori pubblici. Guardate, adesso penso anche a, per andare a, a cose molto concrete di questi giorni: noi abbiamo dei cantieri che si bloccano perché magari nel cantiere c'è eh, un operaio che eh, prende il Covid, automaticamente vanno a pranzo insieme, quindi per una questione ovviamente si bloccano. Quindi due, tre, quattro operai, questi bloccano il cantiere, quelli che stanno bene vanno in un altro cantiere e, e si allungano i tempi anche di un semplice cantiere di lavori pubblici per dire la cosa più semplice e ovviamente con gli effetti domino poi sull'economia sui, sui, sui cantieri privati per non aggiungersi il 110 per non aggiungerci una serie di elementi che tutti insieme in qualche modo hanno provocato eh, gravi danni sicuramente all'economia, gravi danni alle famiglie, famiglie che ovviamente sapete si riversano poi comprensibilmente e doverosamente presso le amministrazioni comunali che io dico sempre sono in trincea, sono i veri, come dire, i eh, generali sono a palazzo, ma poi le amministrazioni comunali sono in trincea e devono fare il loro dovere e continuano a farlo cercando di aiutare le famiglie nel miglior modo possibile eh, con le poche forze a disposizione, ma e cercano di farli, questo a prescindere dal colore politico, dico sempre perché credo che ci siano veramente amministratori di tutti i colori che stiano facendo e abbiano fatto del loro meglio. Eh, le limitazioni hanno portato gravi danni ma eh, purtroppo sono stati indispensabili, probabilmente solo... Eh, anche un governo tecnico di questo genere ha avuto, ha, si è permesso di fare alcune operazioni che, probabilmente un governo politico avrebbe fatto ovviamente più, più fatica per il tema che sappiamo tutti è il consenso. Questo governo, che comunque è composto da quasi tutte le forze politiche, è riuscito a, in qualche modo, dal mio punto di vista, a essere un giusto equilibrio, pur sapendo che ha messo in sofferenza: manca il sostegno alle imprese, quello che servirebbe un po' di più perché in questo momento tantissimi hanno chiuso tantissime sono in difficoltà, lo citavamo anche l'ultima volta che sono venuto qui: no? il tema di chi ha chiesto eh, quel famoso contributo eh, di aziendale di 25.000 euro. Sì. Bene sono trascorsi due anni, sono finite le rate, i due anni in cui si pagavano sugli interessi da maggio, se non sbaglio, o aprile, o dipende quando uno ha cominciato questo, questa richiesta di, di, di contributo. Eh, di prestito chiedo scusa. Partono adesso le, eh, le, le rate con conto, in conto capitale, quindi le aziende cominceranno a pagare 400-500 euro al mese di conto capitale più gli interessi. Ecco, sarebbe stato interessante per esempio eh, capire se si poteva venire incontro a queste aziende eh, magari cercando che, che fosse un fondo perduto e quindi ecco che questi 25 mila euro potrebbero veramente essere un sostegno non indifferente visto che adesso si è in lenta lentissima... Comprensibile ripresa per dire un'azione un che potrebbe essere ancora assolutamente attualizzabile a due anni di distanza dal, dall'inizio della pandemia. Grazie, grazie Rinoncini. Ma eh, Conte, ma secondo lei, eh, tutte queste ipotesi, insomma, anche di supporto? All'imprenditoria, dopo durante la trasmissione entreremo anche con i numeri, eh, cercheremo di analizzare anche la situazione reale, anche lo scoglio che tra l'altro deriva non soltanto da questi due anni di pandemia, ma anche dalle crisi, dalle conseguenze della crisi internazionale e eh, della guerra, appunto in Ucraina, appunto su questo, sulle materie e sull'inflazione. Ma eh, secondo te è stato detto in questi ultimi mesi, spesso e volentieri, ma non si poteva fare di più per le imprese, perché i governi non hanno fatto di più? Eccetera, è giusto ad oggi togliere lo stato emergenziale? Secondo lei, quando si vedono poi anche delle evidenze sui numeri, perché bene o male i numeri danno ad esempio. Qui stavo guardando proprio adesso tra il 23 e il 29 di marzo. Rapporto Gimbe ci sono stati un trend di nuovi casi. Oltre mezzo milione di nuovi casi sì. acclarati, adesso 504 mila casi, e la settimana prima 502 mila. Cioè, voglio dire, non è? Che stiamo parlando di qualche migliaio, no? Prego. Beh, è chiaro che eh, l'emergenza Covid è ridimensionata, quindi possiamo dire che l'emergenza per quanto riguarda il Covid ha preso una, uh, un, una situazione che vede sicuramente una riduzione forte di quello che è l'effetto del contagio, soprattutto dovuto a quello che è stata la vaccinazione di gran parte della popolazione, ma anche di quella che è una riduzione del rischio di chi può avere questo contagio. Però dobbiamo ricordare che lo stato di emergenza è solo cambiato, perché se abbiamo tolto lo stato di emergenza per quanto riguarda il Covid, abbiamo lo stato di emergenza adesso per la guerra. E quindi è una situazione che vede sicuramente un governo che sta uh, gestendo molto spesso nell'ambito anche delle sue scelte quella che può essere una situazione tramite anche provvedimenti che vanno oltre quello che può essere anche la democrazia del Parlamento. Sappiamo cosa vuol dire eh, democrazia in Parlamento e cosa serve nell'ambito della democrazia anche per la discussione e affrontare quelle che possono essere riforme anche importanti. Non vorrei che con questi stati di emergenza, molto spesso usando magari anche la fiducia, si portino avanti delle riforme o delle scelte che poi incidono in maniera pesante sulla, sul, sul nostro Paese. Una situazione di emergenza che adesso in particolare è legata a quello che è appunto l'aspetto economico. Ma eh, tutti quelli che sono stati tentativi di dare sostegno alle nostre imprese sono venuti meno soprattutto con quello che è stato l'aumento sconsiderato di quelle che sono le materie prime, i costi in generale che, si sono, appunto, che sono aumentati in tutti i settori, ma soprattutto quindi anche un aumento dell'inflazione. E questo vuol dire ridurre in maniera drastica quello che è il potenziale della capacità di spesa dei bilanci familiari, dei bilanci delle imprese e soprattutto legato a quello che è l'aspetto energetico. Abbiamo visto a cosa incide il costo energetico sia nell'ambito familiare sia nell'ambito delle imprese. E questo dipende soprattutto da una mancanza di scelte negli ultimi anni, decenni su quello che è una pianificazione di un piano nazionale sull'energia, su scelte che si dovevano fare che molto spesso invece si sono bloccate per un ostruzionismo anche politico in certi casi per quanto riguarda certe scelte, dalla condotta del gas a degli impianti, magari anche della biomassa, abbiamo visto cosa molto spesso nasce nel territorio di comitati, associazioni contrarie a quelle che la uh, possibilità di realizzare certi tipi di impianti. Certo che c'è un impatto ambientale, ma dobbiamo guardare eff effettivamente quali sono anche i le necessità e soprattutto le esigenze di un paese come il nostro che sappiamo importa gran parte di tutte le materie prime e soprattutto importa energia. l'importa importa da paesi confinanti che avevano fatto delle scelte diverse rispetto all'Italia. Vediamo per quanto riguarda il nucleare, noi abbiamo, eh, al di là delle Alpi una serie appunto di impianti nucleari che forniscono poi energia all'Italia. Ma quegli impianti sappiamo come il rischio c'è di là, può essere che poi eh, la conseguenza la, la possiamo avere anche noi nell'impatto di quello che può essere il rischio. Per quanto riguarda il nucleare. E queste scelte le abbiamo fatte decenni fa, decidendo appunto di non procedere verso certe soluzioni. Serve a impotenziare sicuramente l'aspetto appunto della produzione delle energie rinnovabili e su questo bisogna anche capire quale può essere anche la scelta. Lo vediamo anche nell'ambito regionale, si sta cercando appunto di. Eh, normare quello che può essere la realizzazione ad esempio di campi fotovoltaici per non portare via terreno magari agricolo alla produzione adesso eh, anche questa necessaria per compensare magari l'esportazione di grano e, o di altre materie prime agricole ma dobbiamo fare delle scelte e non possiamo pensare di bloccare quello che può essere uno sviluppo importante che serve alla nostra economia Grazie, grazie Conte. Allora, Conte ha già fatto insomma, un passaggio in avanti sulla parte economica, su, sulle esigenze del territorio. Prima di vedere che stanno già fiocando i messaggi da casa, grazie ai nostri telespettatori. Cusumano, ritornando un attimo sul, sul tema del, del Covid, che volevo dare una chiusura. Dobbiamo dare anche una, una specie di sintesi no, di quello che è successo in questi due anni. Tra l'altro, proprio notizie di oggi, insomma di queste, di queste ore, il ministro Speranza vorrebbe anche una posizione unita per quanto concerne collegiale europea, proprio sul tema di fare la quarta dose, se si deve fare oppure non si deve fare. Però insomma abbiamo imparato, come dicevo in introduzione, e, i, i termini non so, di PCM, eccetera, eccetera. Abbiamo visto il commissario, no, i commissari che hanno avuto questo potere eccezionale straordinario che cessano appunto queste, queste cose questa sera quindi a mezzanotte di oggi ma secondo lei la vaccinazione che è altro grande tema che ha tenuto Banco in tutti gli organi di informazione e di comunicazione secondo lei è servita quanto è servita e ancora perché dopo le darò i numeri è servita e servirà ancora secondo lei è stato un ottimo risultato quello ottenuto allora, Ogni risultato sicuramente poteva essere migliore quanto peggiore. Io credo che la, la vaccinazione abbia portato soprattutto un forte calo delle morti e questo lo vediamo con i numeri del contagio che abbiamo oggi, più 73.000 persone contagiate e abbiamo comunque un numero di 159 decessi. E mi ricordo eh, il momento in pieno Covid in cui avevamo i contagi. Magari anche inferiori perché eravamo chiusi in lockdown in casa, ma arrivavamo anche a 700, 800, 1000 morti siamo arrivati anche in un giorno solo. Allora è evidente che l'utilizzo del vaccino, della profilassi è stato fondamentale per quanto riguarda la riduzione proprio dei decessi. Non abbiamo più visto quelle immagini delle bare trasportate dai militari, non abbiamo, io personalmente non ho più visto arrivare bare da altri comuni, da altre province all'interno del cimitero maggiore di Padova, che è il comune insomma, eh, dove sono consigliere e di questo diciamo, sono estremamente contento. Eh, oggi viviamo in una situazione in cui il virus c'è, ma finisce l'emergenza. Cosa vuol dire finisce l'emergenza? Non vuol dire che finiscono tutti quei meccanismi di protezione che noi abbiamo attuato. Finisce il momento emergenziale, nel senso che abbiamo dei numeri che uniti alla vaccinazione, uniti ai sistemi di protezione individuale che noi prendiamo per questo, contro questo diciamo, virus, riusciamo ad avere una... Una vita fuori da una situazione emergenziale. È chiaro che se da domani tutti iniziano a non seguire più queste regole, a non vaccinarsi più, a paradossalmente riprendere a quei gesti che a me mancano tanto, ma non siamo ancora pronti come per esempio salutarsi. Scusate, non so perché ha suonato il telefono partire con quello che era il salutarsi di una volta, i famosi due bacetti tre che ci si dava, che insomma, noi italiani su questo l'abbiamo sempre fatto in tutto il mondo. Mi manca molto anche la stretta di mano, è un gesto che abbiamo perso e lo sento, e mi manca proprio come gesto empatico e affettivo, sinceramente. Eh, però diciamo che tolto questo possiamo tornare, faccio l'esempio, a non essere costretti a stare in smart working o non essere costretti a stare eh, non sul posto di lavoro con qualche situazione appunto come è successo durante il lockdown e avere e quindi tutti quei sussidi, quegli aiuti che andavano a pesare sulle casse dello Stato. Oggi abbiamo una, mh, una situazione diversa, oggi abbiamo un finanziamento importante che è il PNRR che ci permetterà, eh, se ben usato, come ha detto Draghi, ma come ha detto anche Conte, come hanno detto tutti i politici in questo paese, se ben usato e incentrato in quella che è una spesa produttiva eh, potrà dare un nuovo slancio a questo paese. Allora da qui dobbiamo ripartire, tirarci sulle maniche, abbiamo vissuto un momento sicuramente molto difficile da cui non siamo ancora usciti del tutto, quindi probabilmente penso ci sarà un altro richiamo, un'altra dose. Adesso io sono contentissimo poi del fatto che la scienza si è dimostrata forte, in due anni siamo riusciti ad ottenere un vaccino, adesso sta uscendo il farmaco eh, somministrabile via orale per riuscire a combattere eh, ancora di più questo tipo di, eh, di virus e quindi io vedo la luce alla fine del tunnel adesso abbiamo sicuramente il problema della guerra in Ucraina che è alle porte quindi un'altra situazione d'emergenza ma non dobbiamo perdere la concentrazione dobbiamo fare investimenti sani con quei soldi, rilanciare le attività produttive e cambiare anche il modo un po' di fare impresa slegandoci un po' da quelli che sono i vecchi sistemi industriali che avevamo che non sono più sostenibili da un punto di vista ambientale Grazie, grazie Cosumano. Allora diciamo un po' i numeri, no? i vaccini Covid, 135 milioni di dosi somministrate in Italia, il 90% ha completato il ciclo vaccinale, almeno il primo se non altro, però ci sono ancora circa 7 milioni di italiani, 9, 6 milioni 942 mila, che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino per fascia di età di cui, insomma, bene o male, due milioni e mezzo sono guariti da meno di 180 giorni, appunto, ricordiamo i famosi rapporti Gimbe che su questo, insomma, ci hanno accompagnato in questi mesi. Vediamo un pochettino da casa Alessandra, cosa ci dicono? L'emergenza non è affatto finita, anzi, con il Covid ci sono stati oltre 500.000 nuovi casi nell'ultima settimana, altro che risolto il problema. Ma lo sapete che in Italia ci sono oltre 2.000 casi di Covid accertati positivi ogni 100.000 abitanti e questo succede in questi giorni. Qualche commento? E poi ancora, il problema è che l'economia sarà ancora in shock per le speculazioni che stiamo vedendo sui costi carburanti e non solo. Cosa mi dite, grazie? Io sono seriamente preoccupato di quello che sta accadendo, sembriamo tutti mosche senza testa. Federina forte, anche adesso dopo mi ricorderai anche i termini economici che voglio sentire un attimino. Vedo che la, eh, Federica Pedro Grande sta prendendo un appunto per vedere la cosa. Federica Pedro Grande, allora abbiamo parlato di emergenza Covid, vedremo un pochettino cosa succederà, cambierà un po' il paradigma di questi, di questi giorni, quindi sostanzialmente da domani non ci sarà più eh, l'emergenza Covid. Mi fermo e mi taccio, abbiamo la prima telefonata. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Stefano da Padova. Buonasera Stefano, ben ritrovato. Eh, salve. Allora, a me è piaciuto l'intervento abbastanza snello e puntuale del, di Conte, in quanto ha centrato i vari punti economici e, e anche Cusumano, per la prima volta non mi è dispiaciuto. Mm. Ma partiamo. Dopo la sbonia da Covid, che ha tenuto banco per due anni, adesso è sparito tutto in quanto da domani non c'è più il coprifuoco. E il leitmotiv di tutti i media è la guerra non dichiarata tra Russia ed Ucraina, dove tutti gli attori tengono di più al ritorno mediatico che a quello effettivo sul campo, con un fiume in piena di notizie più o meno atten attendibili. Ma nel caso Italia quello che fa specie è la corsa agli armamenti decisa dal nostro Presidente del Consiglio con l'aumento delle spese militari del 2% del PIL, trascurando i moniti di Papa Francesco e il dettato costituzionale dell'articolo 11. Ma la lezione che ci ha portato con questo conflitto è che non ci sarà un vincitore e un vinto, perché la globalizzazione ci ha portato ad interconnessioni e di interdipendenze dove non c'è più bianco e nero ma varie sfumature di grigio dove si applicano le sanzioni ma non troppo per evitare che lo zar chiude il rubinetto del gas dove si fanno dei proclami di solidarietà all'Ucraina ma a distanza dove Biden dà del macellaio a Putin dimenticando i vari bombardamenti intelligenti che gli americani fanno in giro per il mondo da più di mezzo secolo ex Jugoslavia, la Libia. La Siria, l'Afghanistan e naturalmente le sanzioni russi sono sulle spalle degli stati UE che si trovano il conto salato da pagare. Ma ai tuoi gentili ospiti cosa propongono alla luce di questi scenari apocalittici? Eh, lo domandiamo, grazie, grazie Stefano, articolato come intervento, anche abbastanza impegnativo. E Federica Pietro Grande, insomma, eh, beh, partiamo da questo, insomma, si introduce un'altra tipologia di emergenza, no? un'emergenza cogente, un'emergenza attuale, è iniziata in me, stiamo avvicinandoci quasi a un mese dell'inizio di questo conflitto. Alla luce di questo, come vuole commentare questo intervento di, del nostro telespettatore? Beh, eh, non posso che essere d'accordo sull'evidenza sull relativa all'enorme all appesantimento della nostra già situazione economica o già provata. Eh, però ehm, il problema evidente dell'inanziamento dell'inflazione negli ultimi Nove mesi, prima correlato alla situazione pandemica e ora alla guerra in Ucraina, evidentemente deve essere affrontato. Eh, io credo che um, di fatto la uh, carenza delle fonti energetiche, quindi la necessità di acquistarla a dei costi uh, molto più elevati di circa il 52% in più è evidente che pesa su tutta la filiera dal consumatore che si ritrova la bolletta di casa raddoppiata all'impresa che poi eh, la fa ricadere sul cittadino sul prodotto e sull'industria in generale um, attualmente cioè, di, proprio in questi giorni abbiamo visto che eh, il garante ha ha dichiarato che il prezzo dell'energia è sceso del 10%, però sì. è evidente che uh, l'innalzamento uh, che c'è stato uh, ha un, solo un, una piccola riduzione, un piccolo arresto, ma non può certamente compensare uh, l'enorme um, gap che si è creato, soprattutto a fronte di stipendi o comunque attività economiche che non hanno avuto un pari uh, innalzamento. Che cosa fare? Eh, il problema energia va affrontato, è evidente che eh, è stata procrastinata la decisione per troppo tempo, eh, la Francia ha tenuto eh, gli impianti nucleari mentre noi all'epoca abbiamo deciso diversamente, abbiamo dismesso il carbone, in altri eh, stati lo stanno utilizzando e di fatto ci siamo resi dipendenti da eh, qualcun altro. Che sia Russia o che sia America poco cambia, nel senso che comunque eh, quando anche dovessimo acquistarlo dall'America avrebbe comunque un costo elevatissimo per noi, per i costi di trasporto, eccetera. Certo, e, è evidente quindi certo. che l'interlocutore eh, in questo momento è Putin rispetto alla mm. parte di fonte energetica che, che sta fornendo. Eh, questo eh, ovviamente ha delle conseguenze che non possono essere risolte a breve, cioè non è che si può creare oggi una nuova fonte energetica, anche se eh, ha messo in atto un meccanismo di un ragionamento sulla necessità di essere più autonomi sotto questo, sotto questo profilo. Benvenga, però è evidente che per arrivare a regime con un, tutta una serie di strategie che ci consentiranno di ridurre la dipendenza eh, dall'esterno, ci vorranno almeno dieci anni, quindi non è un problema che può essere affrontato oggi. Oggi però bisogna dare una risposta ai cittadini, quindi io mi rendo conto che eh, possa suonare eh, contraddittorio alla luce e agli occhi di tutti eh, capire che decidiamo di investire il 2% del PIL negli armamenti e non nella, um, calmiera, nel venire incontro alle famiglie ed abbassare le, uh, il peso che in questo momento si trovano tutti ad affrontare per l'insieme di motivi che abbiamo mm. già detto. Tuttavia sono uh, esigenze che rispondono a, a, a interrogativi diversi, entrambi con una loro dignità, nel senso che eh, eh, il patto del 2% del PIL è un, eh, un accordo che è stato preso dall'Europa all'interno della Nato e eh, non si, cioè, si è diciamo, ignorato per lungo tempo. A questo punto evidentemente la guerra in Ucraina ha posto l'accento su una problematica che tutti noi davamo ormai... Per scontata o comunque per inesistente. Una guerra non ci sarà mai più, si pensava. O comunque mm. nel continente europeo e comunque con le dimensioni, con eh, la gravità con cui si è sviluppata. Quindi ha posto necessariamente delle domande a cui ovviamente bisogna cercare di rispondere. Grazie, grazie Pietro Grande. Assolutamente, un dibattito, un'analisi degli argomenti che chiaramente com competono a tutti quanti gli stati, in questo caso l'Europa che si è svegliata proprio in queste settimane e si è scoperta un po', ehm, scusate la tautologia, scoperta in certi ambiti, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista eh, militare, da un punto di vista anche decisionale, oltre che di fabbisogno energetico. Ritorno un attimo su Cusumano, su una cosa, dopo riparto il giro ovviamente a tutti. Cusumano, però, mh, proprio sul, sul tema del, eh, diciamo, di questo 2%, no, che... Sia il presidente del consiglio Draghi, sia un po' anche la Nato in generale, un po' anche per il ruolo strategico che ha l'Italia, che ha sempre avuto l'Italia all'interno di questa coalizione atlantica, e sostanzialmente si era posto il leader, confermato proprio con l'elezione qualche giorno fa del Movimento 5 Stelle, diceva: No, non si può fare riarmo. Poi c'è stata un po' la battuta, ma durante la sua presidenza in realtà c'è stato, non c'è stato. Esatto, sì. E stasera. Meno male un'altra chiave di lettura gli organi di stampa andavano dicendo: Beh, finalmente si è trovato una via di mezzo, un compromesso, una mediazione che ha portato un po' al voto che è stato riportato al Senato. Prego. Ma allora, eh, cioè, in realtà questo 2% sarebbe dovuto essere raggiunto eh, nel 2030, nel senso che ci sarebbe dovuta essere una progressione di quello che sono le, eh, i finanziamenti. Eh, che sono riferite in realtà a diverse voci, sono riferite alla riorganizzazione, sono riferite all'intelligence, sono riferite magari anche a quello che può essere tutto il discorso dei cyberattacchi, qua in Veneto abbiamo avuto l'attacco all'ULS6 sostanzialmente dove hanno hackerato i server e hanno pubblicato dei nomi, insomma. Quindi abbiamo la necessità di andare a incrementare un certo tipo di difesa un incremento così elevato in così poco tempo fa pensare ad altro sinceramente e viene da chiedersi insomma eh, come mai si vada verso questa situazione. Si va verso questa situazione perché? Perché in Italia e questa volta in Europa si ragiona in fase emergenziale. C'è la guerra in Ucraina e quindi bisogna iniziare ad investire in questo momento. Conte è stato l'unico praticamente leader eh, di, di partiti diciamo, un po' più grossi, dei movimenti più grossi, perché dopo anche altri, anche Bersani, per esempio con l'articolo 1 si sono espressi contrari a questo tipo di finanziamento. Però voglio dire, in questo momento noi rappresentiamo una grossa fetta del Parlamento, quindi si è espresso contrario. Poi è chiaro che in politica non vince mai o il bianco o il nero, ma appunto, come veniva detto prima dal, dall'attento ascoltatore Stefano, c'è tutta una serie di grigi. Nel mezzo. E questa è sostanzialmente la politica trova un compromesso. Ora, però, quello che io voglio sapere è da dove vengono presi quei soldi, da dove vengono tolti. Perché è chiaro che è arrivato il PNRR. Ma il PNRR ha delle linee guida ben precise come linee di investimento. Sono linee di investimento che devono essere fatte per una ripresa economica, finanziaria, territoriale, di riorganizzazione, che ha un filo unico che è quello legato all'ambientalismo sostanzialmente. Quindi dove andremo a prendere noi questi soldi? Mm. Dove andremo a toglierli? E questa è la domanda che io mi pongo perché da qualche parte devono saltare fuori. È una domanda interessante che dopo collegheremo anche, ricordiamocelo un po', vi chiedo un po' un ausilio da parte di tutti, perché su questo tema e su altri fondi vorrei capire anche io qualcosina. E, e la ricolleghiamo proprio fra pochissimo. Ma io sono andato a cercarmi giusto per capire di cosa si sta parlando, come si comportano gli altri stati della Nato in termini di appunto, difesa dei propri paesi, quindi spesa militare, eccetera. E Conte, beh, io ho guardato praticamente tutti i paesi della Nato, con eccezione chiaramente degli Stati Uniti d'America, che spendono il 5,52 circa del loro, del loro diciamo, uh, PIL interno per la spesa, l'Italia spende ad oggi l'1,41%. Superano il 2 sostanzialmente la Croazia col 2,79%, l'Estonia col 2,28%, la Francia col 2,01%, la Grecia con quasi il 4%, 3,82%. La Grecia ricordiamo che 15 anni fa era eh, vista un po' da tutti come un paese sul baratro economico e non solo la Lettonia e la, e la Lituania 227-203 e il Regno Unito con 229. Vabbè, Stati Uniti, Regno Unito e Francia possiamo dire che siedono nel, nel, diciamo, eh, in quel gruppo ristretto con poteri di veto alle Nazioni Unite, però eh, eh, diciamo, tutti gli altri paesi rimangono più o meno chi più, chi poco meno e, in questo tema. Quindi era proprio un'analisi un po' interessante di questo. Secondo lei, Conte, era giusto armarsi, è giusto investire. C'è stato qualcuno che ha detto anche, se non si danno le armi all'Ucraina, all come fa a difendersi? Ma allora diventa veramente una Benvenza. battaglia polarizzante, no? Beh, è chiaro mm. che armarsi è sempre l'ultima fase, quando appunto eh, è fallita la parte della dip di diplomazia, perché è evidente... Eh, L'aspetto più evidente in questo momento è del fallimento del ruolo dell'Europa nell'ambito diplomatico. Perché l'Europa doveva essere lei da tra virgolette, cuscinetto tra America e, e, e Russia. Era forse il momento in cui doveva riuscire a essere mediatrice su quella che era una contrapposizione territoriale all'interno di uno Stato sovrano che però vedeva. Dal 2014, una situazione di conflittualità interna di una popolazione che in parte guardava ancora verso appunto, la Russia, rispetto al resto di una nazione che aveva voluto fortemente la sua indipendenza, ma che sotto l'aspetto anche democratico forse deve ancora crescere e quindi. Il ruolo della diplomazia, non solo diplomazia nell'ambito appunto dei rapporti tra stati, nazioni o anche interne a certe nazioni, ma una diplomazia che sia in grado anche di eh, garantire a un'Europa quello che è la necessità di una diplomazia economica. Perché noi in questo momento siamo in difficoltà? Perché non abbiamo avuto la capacità come Europa e dopo di conseguenza anche come nazioni di avere dei contratti, ad esempio, di acquisizione de, delle materie prime. Abbiamo appunto avuto l'incapacità di pianificare, di garantire quello che è l'approvvigionamento, siamo in carenza, dobbiamo importare appunto materie prime, l'energia, eh, prodotti legati a quello che può essere la necessità nostre, della nostra industria, ma senza una capacità. Di aggregare e rafforzare quelle che erano le potenzialità anche economiche di trattativa nell'ambito appunto di questi contratti. Internamente l'Italia ha un altro problema, quello dell'incapacità di garantire il controllo della situazione economica. Noi abbiamo visto appunto lo schizzare dei prezzi della benzina, ma sicuramente a livelli molto superiori di tutti gli altri paesi europei. Questo perché? Poi è a un certo punto abbiamo detto forse è speculazione, facciamo controllare tramite il, qualche agenzia o qualche garante della, della, di quello che è appunto il livello dei prezzi. Ma arriviamo sempre dopo, lo stesso nel 110, abbiamo visto schizzare i prezzi perché tanto paga lo Stato. Ma lo Stato non è che paga lo Stato, paghiamo noi perché sono le tasse che effettivamente paghiamo e sono agevolazioni fiscali che vanno a ridurre quello che può essere poi l'indotto finanziario all'interno dello Stato. Ma sono schizzati i prezzi, nessuno ha garantito il controllo di questo. Se tu vai a fare un contratto per il 110, ti costa il 30-40% in più rispetto a un qualsiasi preventivo senza il 110. Allora è questa la carenza. A livello finanziario, economico dello Stato italiano, di una incapacità di garantire il controllo e soprattutto la calmierazione di quelli che sono passaggi fondamentali per rilanciare l'economia. Era magari sicuramente un aspetto importante, quello del recupero di, del nostro patrimonio edilizio, della riduzione dei consumi, ma alla fine pagheremo sempre noi, perché quei soldi che non paghiamo o sono agevolazioni fiscali, qualcuno alla fine dovrà pagarli. L'altro aspetto è inutile che togliamo le accise per due mesi, quando lo Stato in questo momento sta incassando di IVA due, doppio, perché se è raddoppiato il costo del gasolio vuol dire che stanno raddoppiando gli incassi dell'IVA che, dobbiamo ricordare, pesa. In maniera pesante, quindi dovrebbe immediatamente ridurre quello che è l'aliquota la, la dell'IVA, soprattutto per le imprese, ma anche per le famiglie. Grazie, grazie a Maurizio Conte. Allora, prima di iniziare, proprio un altro tema collegato a questo, sono le 22. Mandiamo due minuti di pubblicità e rientriamo subito con Enrico rinuncini e partiamo con la seconda parte del programma. Prego, Regina. Tenore. Più energia per il futuro. Attenzione, questa emittente la potete vedere anche a livello nazionale con il sistema HBBTV. Hai una smart TV collegata a internet? Vai sul canale 221 del Digitale Terrestre. Premi il tasto rosso e seleziona il logo della nostra emittente. Potrai avere tutta la nostra informazione e l'intrattenimento dove vuoi e quando vuoi in tutta Italia. Canale 221, premi il tasto rosso, sarai proiettato nel futuro della TV. Prosecco Doc Millesimato Extradrai, cantine i padroncini. Fedars vuole stupirti con la nuova ed innovativa collezione di guanciali. Dorin, l'antirughe. Ringiovanisci mentre dormi. Previene la formazione di rughe, elimina la pressione da contatto, mantenendo il viso in sospensione. Favorisce l'ossigenazione della pelle per un effetto liscio e riposato. Triama, il rivoluzionario. La speciale bugnatura che assomiglia a tante piccole dita dona un leggero e costante micromassaggio che stimola la circolazione. Innovativa la spammatura di microparticelle del rame che con il suo effetto antiossidante riduce rughe e zampe di gallina. Già dopo pochi. Settimane di utilizzo. FORTES, l'antibatterico per eccellenza, assicura il massimo grado di incontaminazione realizzato in memory termoformante microforato antibatterico. Fedars. Riposare bene oggi. Per informazioni e ordini, visita il sito Fedmarket.it oppure chiama il numero 049 490 6123. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, Amano Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva cure inalatorie, insupplazioni, inalazioni e fangoterapie con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e otorinolaringoiatria. Convenzionato Usl, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole, aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049 866 96 71. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, via Flacco 31 e 72, Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. Radio Caffè, esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, web streaming. E su queste note del Jingo, insomma, rientriamo per la seconda parte del TAR, appunto il talk show di Caffè TV24. Alessandra, tantissimi sono gli sms da casa. Vediamo cosa ci dicono. Lo stato di emergenza è adesso per la guerra o no? La cosa che mi viene da pensare è che ci vogliono ridurre ad essere schiavi lobotomizzati gli unici a pagare tutto. Troppo forte come pensiero? Ma vi rendete conto che l'immigrazione di guerra, per carità, rivoluzionerà la nostra vita? E poi, E Novavax, che non l'ha fatto nessuno? Sì, però mi chiedo: ma la Russia, chi compra poi il gas? Di Covid si continua a morire in Italia, in Europa e nel mondo, ma mi sembra che i dati, ad esempio in Germania, siano poco rassicuranti. Cosa ne pensano gli ospiti in studio? E per finire, ma ci può essere normalità quando c'è una guerra a qualche centinaio di chilometri da noi e alla fine non si fa tutto quello che si deve fare per paura delle conseguenze? Eh, la paura delle conseguenze, bene o male, no, accompagna l'operato dell'essere umano, ma insomma serve anche qualcuno che prenda le decisioni, che si assuma appunto le decisioni, non eh, c'è un sindaco. Un consigliere regionale, un presidente di qualsiasi, ma anche semplicemente il consiglio di amministrazione si assume la responsabilità. Il singolo eh, amministratore pubblico, però, sul gas di prima, perché volevo chiudere il corollario, proprio fatalità in queste ore, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che ha sottoscritto un decreto presidenziale per cui da domani mattina. Le eh, aziende che hanno fatto un contratto appunto con le aziende russe per la fornitura di, del gas, ricordiamo dopo vi darò anche i numeri di quanto viene importato in Europa e così riusciamo anche a farci un'idea un po' tutti anche a casa, e devono pagare, dovrebbero pagare in rubli, cioè sostanzialmente andare, io che sono non un bravo economista, ma sostanzialmente andare a compensare L'effetto delle sanzioni, tra virgolette, internazionali che possano portare alla non deflazione dell'economia russa. Quindi chi è un po' più economista di me, porti pazienza magari di un linguaggio inappropriato. E Rinuncini, presa di posizione di tutti, da parte del Presidente della Germania, dallo stesso nostro Mario Draghi, no? i contratti. E sono, si vanno rispettati insomma eccetera eccetera mi sta già guardando la pietra grande responsabilità contrattuale però eh, dipende, dipende poi eh, di fatto quello che sta succedendo a livello internazionale perché voglio dire se hanno invaso un paese forse del contratto non, non ho ben idea il problema è che qua veramente è una concertazione difficile anche perché in questo caso eh, voglio dire tutto il mondo occidentale si è coalizzato con delle sanzioni e se adesso eh, insomma, mette mano invece la Russia su delle cose che servono per sopravvivere a questi paesi europei non è così semplice, prego. No, no, non è assolutamente semplice, gli effetti sono immediati su, su di noi. Prima si parlava di famiglie, si parlava di imprese, ma eh, mi permetto di dire l'ente locale, ieri sera stavamo pensando di come destinare l'avanzo di amministrazione che insomma avviene a fine mese, a fine di, di aprile. E una quota a parte noi la terremo eh, bloccata perché abbiamo eh, ovviamente l'aumento delle spese per eh, il gas e per l'energia elettrica, sapete no? Quante amministrazioni stanno decidendo o hanno già deciso di spegnere i lampioni, di fare alcune piccole azioni di risparmio energetico. E noi abbiamo previsto ieri sera di, di mettere da parte 300 euro perché dai nostri, a proposito di contratti, dai nostri fornitori di gas e energia elettrica già ci hanno pre previsto quale sarà l'incremento eh, per il 2022 e quindi in maniera autocautelativa, proprio per evitare di andare a avere eh, problemi di eh, spese fuori bilancio a fine anno ce li stiamo mettendo da parte come un buon padre di famiglia come questo non noi credo quasi tutte le amministrazioni nella speranza che nel contempo arrivi come arrivi degli aiuti alle imprese eh, o alle famiglie arrivino anche degli aiuti agli enti locali perché noi stiamo facendo questa operazione perché abbiamo l'avanzo ma magari chi è un po' più in sofferenza va in sofferenza proprio l'amministrazione e sono spese correnti, quindi quelle spese le togli dove? Le togli ai contributi alle famiglie, le togli al sociale, le togli allo sport, le togli ai giovani, le togli agli anziani. Ecco per dire poi come gli effetti siano assolutamente immediati. Tornando alla Russia però prima ho avuto l'occasione di sentire veramente un pezzo velocissimo del telegiornale, però la, la borsa eh, mi pare che eh, la Russia stia aumentando, cioè stia migliorando la borsa no, della Russia proprio in virtù di queste scelte. E quindi questi effetti sono veramente impressionanti. Anche io non sono un economista, mi ha, mi ha colpito. No? Cioè questo suo eh, decreto immediatamente ha già delle reazioni dal punto di vista economico: non solo appunto per la messa in discussione del, dei, dei contratti, ma eh, dall'altra parte, come immediatamente anche ha avuto dei benefici a livello eh, di, di, di borsa. Questa cosa ovviamente ti al cittadino medio, ma insomma, credo a, ai leader internazionali, insomma, stia eh, è sicuramente una riflessione. Ma io credo che la riflessione principale sia quella legata all'Europa: no? l'Europa deve, deve decidere se vuole diventare grande. No? E allora, abbiamo avuto uno dei più, lunghi, più lungo periodi di pace della storia ed è il vero obiettivo dell'Unione Europea, è il vero obiettivo dei nostri padri. Eh, fondatori io credo che oggi debba avere eh, possa essere l'occasione nel male di una guerra eh, di avere di prendere da lì il coraggio di diventare maggiorenne di diventare grande no e di fare quel famoso eh, passo in avanti di capire che deve essere un'Europa più unita perché a questo punto o lavoriamo noi siamo piccoli staterelli nei confronti dei grandi stati eh, su cui, con i quali ci relazioniamo invece l'Europa unita eh, potrebbe veramente dare una risposta più efficace, più efficiente, più magari anche come eh, non no adesso per esempio il fatto che gli Stati Uniti in qualche modo stiano dando alla Cina un ruolo dal punto di vista di egemonia mondiale, no? cioè stiamo, Biden chiede alla Cina a un certo punto in, queste, in questi giorni, ha chiesto alla Cina di, essere, di dare una mano dal punto di vista diplomatico, ecco, quest, questa, questo è un evento storico, no? ecco, se invece questo ruolo ritornasse un po' per la storia ma un po' anche per la cultura europea potremmo ritornare a essere protagonisti a livello di economia e di egemonia chiedo scusa, politica, dei diritti eh, internazionali e potremmo recuperare un ruolo importante eh, nei, nei miei studi, proprio io ho studiato politica e integrazione europea, mi ricordo la bellezza col professor Papisca e professor Mascia no, politica, c'era la politica estera e sicurezza comune, no, c'era una materia proprio che studiavamo su questo e su questo dovremmo Investire tutte le nostre forze, tutti i nostri eh, partiti e tutti coloro che sono eh, all'interno del. e anche con una eh, rivoluzione dal punto di vista istituzionale. Oggi il Parlamento europeo costa, eh, conta pochissimo, ecco perché anche il Parlamento riassume un ruolo più determinante a livello politico. Quindi, ecco i due grandi, no? una riforma istituzionale da una parte e una riforma politica dove possa veramente ritornare a essere protagonista delle, del, della politica eh, mondiale e non essere invece solo luogo dove di fatto si svolgono le guerre c'è un piccolo arriva su Facebook no perché non si fanno la guerra eh, dall'altra parte dell'emisfero, no? che sono molto più vicini, sono 80 km, la Russia e l'America invece alla fine il territorio di guerra è sempre un territorio altro e sono sempre i nostri stati o magari gli stati in giro per l'Europa e del mondo come diceva correttamente il telespettatore Stefano, dove qualcuno insomma magari ha i missili orientati in qualche stato del mondo nei momenti di crisi e le guerre avvengono a casa di altri e mai a casa di chi invece magari continua a farcele fare. Grazie, grazie Leoncini, assolutamente. Poi sul tema dell'Europa Unita e dell'intenzione insomma comune di tante cose, insomma sono decenni che se ne parlano, è servita purtroppo, serve una molla grande internazionale per far almeno ragionare no, questi stati che... Un po' per convenienza, un po' per economia, un po' per egemonia, un po' per storia, possiamo aggiungere apposizioni e aggettivi come se piovesse, non è linguaggio comune, però sostanzialmente non ci pensano neanche, cioè dire, si è discusso solamente su, sulla, ricordate, sulla religione comune dell'Europa e non si è portato a nulla, cioè voglio dire, quindi. È difficile, però potrebbe essere, speriamo, che oltre che economicamente si possa anche fondare un'Europa che guardi anche gli interessi precipiti dei territori europei. Sui numeri, perché a me piacciono i numeri, allora l'Italia si rifornisce per il 43% del proprio fabbisogno dalla Russia, quindi praticamente quasi. E l'Europa, nonostante. Le decine di centrali nucleari della Francia e le altre dislocate. Se volete, dopo vi do anche i numeri esatti e in tutto quanto il campo d'Europa. Comunque l'Europa importa il 48% del gas per il fabbisogno energetico, indovinate da dove? Dalla Russia. Ora, c'è stata fatta qualche settimana fa degli scenari, insomma, così. Io guardo quello più tragico, perché insomma visto che siamo in guerra o comunque stiamo assistendo a uno scenario di guerra, eh, se si dovessero interrompere questi petrograndi, queste diciamo, erogazioni di gas verso eh, diciamo, l'Europa, la spesa sarebbe di circa 29,9 miliardi di euro, un aumento rispetto al 2021 di circa... 18,5-18,6 miliardi è un aumento di spesa appunto, complessiva generalizzata di 21 miliardi quindi praticamente ben oltre una finanziaria nostra e scusate e per far riscaldare le case gli ospedali e accendere i fuochi per far da mangiare la pasta senza pensare di qualcosa come si recuperano 21 miliardi ad oggi. E dopo mi riconnetto sempre a quello che ha detto Cusumano dopo nella prossima domanda, prego Pietro Grande. Ma eh, io credo che eh, in realtà questo scenario è poco probabile. Uh, è poco probabile che la Russia smetta di uh, fornire gas all'Europa perché l'altro unico suo interlocutore che rimarrebbe è la Cina a questo punto si voglio dire strofinerebbe le mani perché non avendo più nessun tipo di concorrenza potrebbe acquistarlo a dei prezzi ridicoli quindi di fatto credo la russia non avrebbe ottenuto un grande risultato da tutta questa operazione quindi tirare la corda alzare i prezzi discutere se euro e rubli che peraltro dalle ultime da quello che leggevo stamane sulla stampa sembrava che eh, ci fosse già stata una retromarcia a parte di Putin sul rublo, cioè vabbè, dai, teniamo l'euro, però insomma, quindi mi sembra abbastanza poco eh, verosimile che eh, il braccio di ferro si risolva in un va bene, allora me lo tengo io. Perché me lo tengo io e come dicevi prima Alberto, di fatto eh, i problemi economici della Russia ci sono, non possiamo eh, fingere che loro siano eh, gioiosamente seduti sul loro petrolio. E hanno un'inflazione elevatissima, eh, hanno bisogno di far cassa, di far moneta. È un problema che abbiamo anche noi come Europa, l'abbiamo detto prima, però diverso è l'Europa in cui si trova in questo momento con tutti i paesi con una grande corsa all'inflazione, nella peggiore delle ipotesi, secondo me, l'Unione Europea dovrà decidere di stampare moneta e fermare questo, eh, questo innalzamento così elevato dell'inflazione perché riguarda tutti i paesi. La Russia invece ha bisogno di entrare, cercando di banalizzare un po', permettetemi, il concetto economico, ma ha bisogno che gli entrino eh, rubli e quindi li chiede a noi. Uh, a noi, all'Europa. Comunque dicevo, di fatto secondo me questo scenario non si realizzerà, però questo non significa che il problema è risolto, perché noi abbiamo oltre al problema della crisi determinata dalla guerra anche il problema delle speculazioni che è un altro ambito rispetto al quale, a mio avviso, l'Europa o comunque il nostro governo dovrebbe poter intervenire. Perché se quando è scoppiata la guerra i prezzi della benzina sono saliti alle stelle, non, non c'era una correlazione diretta che lo giustificava. Perché, come tutti sanno, i distributori, piuttosto che i centri petroliferi, acquistano eh, la materia prima. Quindi, quella, la benzina che hanno venduto a noi subito dopo l'inizio della guerra non era benzina acquistata ai costi che poi hanno riversato sui consumatori. C'è stata una speculazione elevatissima rispetto alla quale secondo me c'è margine per andare a verificare. E le autorità, Pietro Grande, mi scusi, certo. se dove sono le autorità? Perché ci cioè, mandiamo gli ispettori, ho sentito dire. Certo, ministro questo, avrebbe, questo è esattamente quello che sto tra virgolette, invocando al nostro governo. Cioè, questo bisognerebbe fare, vedere se già in questo mese eh, le compagnie petrolifere hanno avuto un margine di guadagno elevatissimo, perché allora su quello già qualcosa possiamo eh, ehm, in qualche modo recuperare, anche soltanto come tassazione dei, di un, un guadagno, un, eh, un, un rischio molto più alto. Certo. Dopodiché, quando si abbassano i prezzi non è che riducono, si riducono il giorno dopo, eh? siamo d'accordo su questo? Assolutamente, grazie, grazie Petrogrande. Vabbè, allora abbiamo visto, eh, Cusmano, abbiamo visto eh, l'impatto nell'ultimo anno. Di fatto, eh, eh, la differenza in 12 mesi: l'aumento è stato per l'elettricità del più 83% e per il gas un più 71%. Eh, eh, riagganciandomi al ragionamento che ha fatto la Petro Grande voglio dire, è vero che c'è stata speculazione questo è indubitabile almeno secondo i commenti dei più autorevoli anche i nostri ministri tra l'altro o in azione, o comunque supposizioni degli stessi però, però eh, in Europa guardando un po' quanto costa il litro medio di benzina giusto per fare un paragone vediamo che il, il prezzo che noi paghiamo di circa 1,9 euro diciamo così una media è più o meno omogeneo tra la Spagna, la Francia, non so, la Norvegia, la Svezia, i paesi scandinavi e quant'altro, un po' la Germania, però in altre parti d'Europa, vedo la Romania ad esempio, ci sono eh, 60, 50, 60, 70 accise in meno al litro. Allora la domanda è: ma è il petrolio che arriva in Romania, dico Romania per dire come un altro stato, è diverso dal petrolio che arriva a noi? E come mai? Capisco le accise, capisco insomma. Abbiamo cominciato ad approfondire bene questo tema, purtroppo ciclicamente, ma e le accise, le tasse, l'IVA, eccetera, però è sostenibile una cosa del genere. E introduco un altro tema, il tema sull'impatto dell'agricoltura. Perché? Perché abbiamo parlato tanto della Granaio, d'Europa, dell eccetera, però di fatto, indipendentemente da tutto, sono supposti un aumento di costi energetici e... Per quanto concerne i fertilizzanti, ipotizzato, almeno su alcune, su alcune insomma, analisi appunto derivanti e eh, sugli effetti delle aziende derivanti dalla guerra in Ucraina, di quasi 15.000, di oltre 15.500-15.800 euro. Per azienda in più all'anno. Cioè vuol dire che per quanto concerne, ad esempio, gli alimenti, gli aumenti sui costi correnti per eh, seminativi, per ortofloricoltura, per ceralicoltura, siamo intorno al 60-70% in più, un più 55-60% sui bovini da latte. Questo porta a un aumento del 50%-55 sulla filiera finale e stiamo parlando ancora. Al, al produttore eh? quindi voi sapete poi il costo al dettaglio quant'è addirittura si parla di 100.000 euro 99.000 passa euro per le aziende che avevano esclusivamente bestiame con grano ora eh, ci aggiungiamo tutto questo cioè, lo scenario non è che sia roseo anzi altro che PNRR o quant'altro perché prima parlavamo di costi anche questi qua, chi li mette? da dove si trovano? Lo no, noi, sicuramente avremo un impoverimento più alto della popolazione, ci saranno dei costi che aumenteranno e lieviteranno. Bisogna considerare che in tutti questi numeri che hai appena citato, eh, che è sicuramente il Ministro Cingolani alla transazione eco ecologica che abbiamo fortemente voluto, noi del Movimento 5 Stelle è stato il primo a dire ma non ha nessun senso determinati aumenti che abbiamo visto. Eh, perché? perché c'è una logica di mercato c'è una logica di mercato per cui faccio un semplice esempio, se io ho della benzina o del gas o del grano o delle farine sai cosa? non li vendo oggi, aspetto che i prezzi salgano e allora c'è una logica di borsa di mercato che regola queste cose ma io lavoro nel mondo del gas lavoro per la seconda più grossa società di distribuzione italiana non di vendita ma di distribuzione quelli che fanno gli impianti sotto le strade e se dai laboratori di ricerca, di estrazione abbiamo sempre cercato di rifornirsi da diversi stati, per esempio dalla Libia creando nuove pipeline, attraversando la Sardegna, cercando. Di, abbiamo costruito il rigassificatore di, eh, abbiamo ricostruito il rigassificatore importante. Eh, ci sono delle, dei numeri che però fanno, mi fanno molto riflettere. Il gas, per esempio, è una delle materie combustibili più disponibili in assoluto in natura. Tant'è che i giacimenti che sono a cielo aperto, come in mezzo al deserto, ci sono diverse zone in cui continua a fuoriuscire gas, è preferibile bruciarlo, quindi lasciarlo bruciare. Ci sono questi incendi che durano da 20-30 anni, anni in mezzo al deserto, proprio perché queste riserve metanifere eh, fanno meno male bruciate che sostanzialmente liberate nell'aria così come sono. E mi fa riflettere, da un punto di vista dell'innalzamento dei costi delle bollette, sapere queste cose. Noi, eh, come Italia, eh, il gas lo usiamo sicuramente per le produzioni, lo usiamo anche per produrre tanta energia elettrica. Cioè, dire questo, le nostre centrali elettriche funzionano molto e funzionano a gas. E si apre tutto un tema qui sull'energia. Sull per esempio, basta pensare a tutte le centrali elettriche che abbiamo in Italia, per esempio, quelle che magari funzionano a idroelettriche che si sono già ammortizzate nei costi eppure continuano ad avere dei costi a pesare come se fossero state costruite ieri. Abbiamo tutta una gestione di quella che è l'energia che segue la borsa e non viene vista come una materia essenziale. L'acqua sull'acqua sull si fa questo ragionamento, sebbene sia aumentata anche quella, eh. Su quello che invece riguarda il gas e l'energia elettrica, questo ragionamento non si fa e tutti quelli che stanno guardando la trasmissione lo sanno cosa è successo negli ultimi tre anni, soprattutto nel gas. Siamo passati da un mercato tutelato a un mercato libero. Avete presente quando vi hanno detto ah, dovevamo passare al mercato libero? Bene. Le società energetiche in quel periodo hanno fatturato l'impossibile, tant'è che Di Maio aveva detto tassiamo questi redditi che hanno fatto negli anni passati e no, non si poteva. E allora adesso abbiamo iniziato a tassare del 10% i surplus di guadagni che fanno le società energetiche in modo da andare a calmierare quelli che sono i costi, appunto. La notizia della settimana scorsa che arriveranno ai cittadini. Però c'è il problema del carburante. Allora, l'Ucraina su questo ha un peso, perché stavamo parlando appunto dei campi europei sostanzialmente, dove c'era una coltivazione importante mm. e adesso questa coltivazione manca, eh, a discapito di vite, di bombardamenti, di tutta una situazione estremamente grave e drammatica che solo un pazzo come Putin poteva fare veramente, una persona... Io adesso arriveranno tutti questi immigrati, arriveranno qui, e anche questi a Padova ne arriveranno 1.400 nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi perché stanno già arrivando e ci stiamo organizzando tutti i servizi sociali. C'è un costo della benzina che è molto immotivato visto mm. che la benzina non arriva dalla Russia, il barile non arriva da... Perché succede? Perché sono logiche di mercato. E come dice Galimberti, che è un filosofo che io seguo, dice molte cose, che non tutte, ma molte cose le condivido, dice, quando il mondo dell'economia che guarda alla tecnica è prono all'etica, cioè non scusa, è, è senza etica... Quindi è prono al dio danaro sostanzialmente, ci troviamo in questa situazione perché non c'è etica. Etica tradotto che cos'è? È regolamentazione. Mm. Allora troveremo i nostri prodotti. Di nuovo, come in pandemia, a scarseggiare negli scaffali, perché ci sarà manbassa di determinate cose, magari con gli sconti, ancora prezzi un po' più bassi. E poi ci sarà un aumento dei costi di tutto quello che è la carne, di tutto quello che sono le farine, di tutto quello che insomma abbiamo già visto. Purtroppo questa è una realtà che vivremo direttamente che inciderà su tutti noi. E i prezzi stanno già aumentando, li stiamo già, già cioè. vedendo che stanno aumentando e peserà sulle nostre tasche, senza ombra di dubbio. E quindi peseranno, grazie, grazie a Cusumano, e quindi peseranno ancora di più sul contributore medio e contribuente soprattutto, io ho detto contributore perché alla fine è chiaramente paga. E, e voglio dire gli stipendi non sono stati bene o male. Mio, sono, sono eh. aumentati di 100 euro quelli sotto i 28.000 hanno preso un bonus per un taglio di culo fiscale con draghi ma v voglio dire vedremo, sono 100, 100 eh. euro su quanto di aumenti sono, eh, sono già stati mangiati con gli aumenti della benzina di queste tre settimane e quindi il, il gap comincia ad aumentare soprattutto chi ha una pensione sociale o ex sociale come si dice comincia a essere difficoltoso e, eccetera tant'è che appunto ma lo vedremo anche questo fra pochissimo, e si è espresso proprio in giornata il Tritico no? su questo, quindi ha fatto un'analisi generale delle casse, delle entrate dello Stato e vedremo. Ecco che mi aggancio al ragionamento fatto prima, cioè eh, i cosiddetti bilanci. no? E sui bilanci lasciamo una sospesa, intanto leggiamo cosa ci scrivono da casa, Alessandra, e dopo ritorniamo subito. La campagna vaccinale ormai non dà più i suoi frutti, il tasso di copertura delle terze dosi è poco superiore all'83%. Cosa si farà quindi nei prossimi mesi? Grazie per il contributo. Putin l'ha detto chiaramente ai giornalisti internazionali, l'Occidente dovrà rinunciare a molto dello stile di vita tenuto finora. Proprio un bello scherzo, da domani via tutte le restrizioni come se nulla fosse, soprattutto come se non ci fossero più contagi, più ricoveri, ma mi pare di capire che non è proprio così. Persone che hanno perso tutto in guerra e che continuano ad essere bombardate, l'uomo non impara mai dai suoi errori, la storia insegna. Eh, purtroppo questa forse è una emotiva. Grazie, grazie Alessandra, grazie alla casa. Abbiamo una telefonata, buonasera, con chi parliamo? Vincenzo Paria, ciao Alberto. Vincenzo, saluto buonasera. Saluto il tuo ospite guarda. e saluto Alessandra. Grazie, buonasera. Grazie Vincenzo. Eh, caro Alberto, qui è tutto un tarlo guarda. È tutto un tarlo. Volevo farti una domanda. Hai telefonato al tuo gestore del gas se ti fa qualche sconto? No, non ancora. <coughs> Però eh, conto, conto molto presto. Io ho avuto una bella bolletta 646 euro di gas, no? ne pagavo 350 di solito, no? poi ho la rata del condominio 320 euro, telefono, luce, in Italia gli le pensioni sono tutte sotto i 1000 euro, quindi <ride> io sono fortunato a trovare qualcosa in più. Mm. Comunque guarda, proprio non si capisce più niente, perché poi a me mi fa schifo. Qualcuno forse l'ha accennato prima, no? Ogni mattina, la prima notizia che trova, ah, è stato arrestato quello per corruzione, ma non in galera però, ai domiciliari, no? Ogni mattina c'è qualcuno, uno, due, tre, sempre con la corruzione, aveva accennato un tuo ospite, non so come si chiama, mi scuso. Però non lo so, i contratti del gas, i contratti del gas mica l'hanno fatto ieri. Che bisogna c'era di aumentare il gas così. Il petrolio mica l'hanno fatto ieri. Ripeto ancora i nostri 88 rubinetti in mare, no? L'altro giorno sentivo uno intervistare. dice ah, Da questo rubinetto recuperiamo il 5% del gas che serve agli italiani. Se un rubinetto è il 5%, no? 88 già danno una bella produzione, no? Comunque niente a vi saluto, vi auguro buona Carlo. continuazione e telefono al tuo gestore. Eh Ciao. sì, ma anche, anche quello elettrico, eh, devo dire la verità perché ho avuto un No, Io quell'elettrico eh. ce l'ho da 2007 Alberto, ecco. quando è venuto il libero mercato, no? ma ha fatto un prezzo nelle 24 ore sempre uguale, non c'è bisogno di mettere la lavatrice la sera o la domenica, no, ma ha fatto un prezzo sempre uguale e, e, e poi il, libero mer cioè il mercato è proprio partito nel 2007. Ho subito ho telefonato. Ecco, eh, eh, sono contento, no? son contento, Vincenzo, per te. Perché io ho messo una bella sorpresa, bella, ovviamente era ironica. Grazie comunque dell'opzione, sì, sicuramente, ciao, grazie, grazie, grazie dell'opinione. Allora, eh, grazie, allora, ritorniamo sull'aggancio. No? Perché mi parlavate prima no? di questi soldi da dove vengono, chi li paga. E avete anche introdotto il tema dei migranti. Perché sono tantissimi. E si parlava quasi eh, insomma un 10% addirittura della popolazione quindi eh, di fatto un eh, 4 milioni che si sta muovendo i, i dati sono circa eh, 2 milioni e mezzo in Polonia 600 mila verso la Romania e via via e stanno arrivando anche nell'interno dell'Europa dell quindi pian pianino arriveranno da noi come ha detto cosumano però è stato stabilito insomma, eh, la proposta la protezione civile anche eh, per quanto riguarda l'Ucraina 300 euro per ogni profugo che trova autonoma sistemazione 150 euro per ogni minore, un contributo non una, ta una tanto, ma può essere anche cumulativo, non è ancora stato tagliato: 2, 3, 4 più o meno di, di raccolti sistematicamente. Durata massima di tre mesi da data l'ingresso in Italia, insomma, io vi domando, e anche a casa hanno domandato prima mi sembra di capire. Ma l'incidenza che, eh, insomma, porteranno questi aiuti per, la, per i, i profughi eh, rinuncini e i migranti economici che sono scomparsi dai radar di comunicazione negli ultimi otto mesi circa di cui non si sa nulla, cioè se non uno va a vedere il sito del Ministero degli Interni sennò, no, per quanto riguarda le spese, assolutamente poca informazione ci sono altre priorità chiaramente. Poi abbiamo parlato del cosiddetto taglio, eh, che stava parlando prima Cusumano, eh, sul tema della, de 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 della vera forza economica che ha un cittadino. Ma tutti questi soldi chi li mette? Cioè voglio dire, eh, siamo un paese che abbiamo oltre il 170 circa stimato perdita sul prodotto interno lordo. Abbiamo una crescita stimata in un mese calata di 2,5 punti dal 6 iniziale dell'inizio anno al 2,6 attuale, che significa praticamente 2,6 rispetto all'anno scorso, che ricorda essere in aumento del 2% dell'anno prima, che era meno 9 qualcosa di un paio di zero, quindi siamo a un delta più o meno di meno 4, meno 3, meno 4. E, e con che soldi paghiamo? E dopo vi do un altro numero tristissimo anche per casa che riguarda la situazione economica degli italiani secondo, secondo appunto l'IPS. Rinuncini, adesso sono tutti quanti il bicchiere mezzo vuoto e eh? dopo cerchiamo di guardare anche il bicchiere mezzo pieno, se no. Prego. Ma io credo che abbiamo innanzitutto un problema generale di, che è dettato dal consenso immediato che abbiamo in politica e da questa necessità e quindi con la memoria corta. E dall'altra parte questa diversa modalità di approccio no, tra il privato e il pubblico. Traduco. E la differenza è che tu, se sei papà, la tua preoccupazione è quella di mettere via perché i tuoi figli in qualche modo domani possano vivere bene. Quindi, oggi risparmi per il bene di domani, invece, nel pubblico accade il contrario: no? anche per una questione di consenso e anche il voto, però, poi ne è, ne è di, di getto immediato. Invece vogliamo immediatamente dei benefici che andremo a pagare, anzi andranno a pagare i nostri figli a lungo termine. Non voglio far arrabbiare nessuno, ma a queste cose penso al reddito di, di cittadinanza, penso a altre spese anche del passato, le baby pensioni o altro, che pagano, paghiamo noi pagheranno i nostri figli. No? Allora, io per esempio da sindaco la cosa che mi sono preoccupato di fare, visto che con il patto di stabilità non potevo spendere i soldi, l'unica cosa che mi facevano fare era pagare i mutui. Quindi mi regalo di dire che i cittadini nati a Ponte San Nicola oggi sono cittadini che nascono con debito zero come debito comunale. E cosa succede? Che quei soldi sono, che non paghi rate di mutuo sono soldi di spesa corrente liberi per a oggi, per usarli oggi per i giovani, per gli anziani, per il meno ambiente, per contributi, per sport, per qualsiasi altra cosa, invece di pagare rate di mutuo alla banca. Ecco, questo, questo principio che facciamo in famiglia. A livello eh, pubblico, a livello italiano, non siamo in grado di applicarlo, perché se tu fai questo ragionamento politicamente non ottieni consenso, non ottieni consenso immediato che è invece quello che ci vuole per andare alle elezioni e invece prometti l'esatto contrario, prometti una cosa che ti deve arrivare immediatamente. Ecco, questo è un primo elemento che poi si somma alle vicende invece che stanno accadendo da, dai profughi che arrivano quindi quelli economici che abbiamo visto negli anni scorsi, a questo, a quella, alla vicenda straordinaria internazionale della guerra, ad altre vicende che poi ti cadono addosso, a un terremoto che ne abbiamo in Italia purtroppo. Eh, ne abbiamo già vi ne abbiamo visti anche recentemente, che poi ti portano ad avere dei debiti fuori bilancio imprevisti che vanno a compromettere ovviamente anche tutti i buoni propositi. Ecco. E anche su questo questo è un tema sul quale dovremmo un pochino fermarci tutti a riflettere e ragionare per il bene dei nostri figli, altrimenti i nostri figli continuiamo a dare. Eh, ulteriori pesi e loro arriveranno ad un certo punto che se noi abbiamo vissuto relativamente bene e andremo a mettere in sofferenza loro. Allora, perché in famiglia faccio l'esatto contrario: cioè mi sacrifico io per il bene loro di domani, e invece, quando ragiono come cittadino a livello pubblico, questa riflessione non la faccio e non, nessuno ci regala di farla per il loro, per il loro bene. Eh, questo è un, è un primo tema poi il tema. E, che, e, e mi permetto così una riflessione, è la gran confusione che sta arrivando no, dall'Ucraina perché anche in questo momento, questa sera, non abbiamo avuto una riunione, ieri sera di giunta, oggi con dei cittadini con un comitato, eccetera. Per l'accoglienza, e anche qua e, e cambiano le cose tutti i giorni. La, il primo tema sono, sono arrivate alcune famiglie e qualcuno ha già chiesto di tornare indietro perché, ovviamente, il cuore non si comanda lì c'è il papà, lì c'è il marito, c'è qualcuno che chiede addirittura di ritornare verso... Eh, ed è accaduto, no? persone che sono arrivate nelle nostre famiglie che già chiedono di tornare indietro. Altri problemi invece a livello familiare, alcune, alcune famiglie hanno tentato di accogliere e ovviamente adesso le notizie che arrivano anche dal punto di vista di, di una contribuzione è una contribuzione che va al, al, come dire, alla persona in sofferenza che è arrivata e non va alla famiglia che in qualche modo esatto. invece e sta spendendo perché mette a disposizione eh, le, le spese, insomma delle utenze, le spese per mangiare eccetera, però invece il, eh, eh, la quota che è stata prevista va direttamente eccetera, e qui ci cominciano a essere delle prime forme di insofferenza e quindi ovviamente si va, come si diceva prima, dal sindaco perché è il tuo soggetto più vicino. Poi chi invece sta andando al confine eh, tra Polonia, Ucraina o gli altri paesi e che aiuta a portare eh, eh, a questi profughi, li aiuta certo. a, a, ad arrivare nei nostri paesi. Quando arrivi qui poi vai nel lab di riferimento, nella tua protezione civile di riferimento, alla tua prefettura di riferimento e qui subentrano poi tutti quei meccanismi legati ai CAS, legati alle cooperative. Con altre problematiche, ecco, anche qui c'è una gran confusione e il cittadino non è in grado a volte di eh, comprendere al meglio cosa può fare per far di bene. Eh, perché la prima cosa che ti viene chiesta su un alloggio è che l'alloggio sia, dal punto di vista edilizio, a norma, che abbia l'ape, che abbia tutta una serie di caratteristiche assolutamente a norma. Tu magari avevi un alloggio che era rimasto lì fermo che per queste persone invece può essere un'opportunità enorme e invece giuridicamente non lo puoi mettere a disposizione dell'amministrazione locale, dell'amministrazione pubblica in generale per queste persone, perché dal punto di vista magari eh, edilizio non ha eh, chiuso non so, la pratica. Ecco, anche qui occorrerebbe quella giusta flessibilità per tentare di, di dare risposte molto concrete di cui in questo momento un profugo di guerra credo che non stia lì proprio a preoccuparsi. Se c'è il certificato edilizio, se c'è l'agibilità o altro. Basta insomma. vedere anche l'immagine. Ovviamente con il massimo rispetto per il luogo dove tu Chiaro. vai a, ad accogliere una persona che arriva da una guerra. Assolutamente, assolutamente sì. Ricordiamo anche, grazie Rinuncini, ricordiamo anche che per ogni eh, minore c'è anche un contributo, riconosci sarebbe riconosciuto un contributo addizionale di oltre altri 150 euro per ciascuno. Ora, le previsioni sono di non lo so neanche io perché cambiano i numeri ogni giorno mettiamo 100.000, 200.000 moltiplichiamo per al giorno questi eh, però l'Europa mette, non mette la Polonia, la Romania che adesso si stanno sobbarcando e che ricordo qualche anno fa magari sul tema dei migranti economici avevano una posizione un po' diversa, no Conte? da questo punto di vista, a volte sì, sì. i corsi i ricorsi ritornano, no? Eh, ma comunque sono domande tematiche che comunque noi ci facciamo perché ripeto eh, la, la, ripresa, la ripresa è importante. A corroborare Conte un altro dato che avevo accennato prima, continuano a arrivare gli sms quindi ne leggiamo, è Tritico che insomma ricordiamo insomma esce con una ieri con una analisi, una relazione sullo stato insomma italiano e eh, tra luce ed ombra insomma eh, dice di fatto insomma che il 15% dei lavoratori è povero ed è un dato allarmante dice poi che ci sono circa 3 milioni e mezzo di lavoratori regolari o in nero quindi eh, non regolare e sostanzialmente ci sarebbero di fatto quello che noi stiamo dicendo da anni 23 milioni di lavoratori che sostengono 16 milioni di pensionati su una popolazione di 60 milioni ora Ripeto, io ripaleso le mie incapacità eh, matematiche, però di fatto di questi 23 milioni di lavoratori che sostengono, bisogna ricordare che tra questi 23 milioni ci sono anche quelli che sono sotto soglia e che non pagano le tasse o che sono sgravati dal pagamento delle tasse e dei contributi perché sotto soglia prevista da legge. Ecco, eh, domanda mia, ma è, è, è la scoperta dell'acqua calda, Conte? Cioè, il fatto che. 3 milioni e mezzo ipotizzati siano ad oggi con gli strumenti di oggi ancora in nero o che non paghino, come caspita è possibile? Beh allora Alberto, per quanto riguarda eh, la situazione appunto della povertà in Italia, beh, se noi guardiamo un giovane, un giovane che si appresta a entrare nel mondo del lavoro, eh, lo sai anche tu cosa lo pagano nell'ambito anche, possiamo dire, formativo di uno stage o di una formazione appunto eh, lavorativa che eh, sicuramente svilisce anche quello che può essere stato un percorso formativo, scolastico, sicuramente eh, qua eh, c'è l'aspetto ancora legato a quella che è una mancanza di un forte rapporto tra mondo della scuola, mondo della formazione scolastica, e mondo lavorativo anche perché non possiamo pensare che dopo una fase appunto formativa chi si approccia al mondo del lavoro eh, abbia la necessità di aspettare anni prima di avere uno stipendio minimo sì. adeguato adeguato a quello che è il costo della vita adeguato a chi ha aspettative di farsi una propria vita e una propria famiglia che ha aspettative molto spesso che non danno nell'ambito lavorativo alcuna sicurezza e lo vediamo quando uno appunto, è a tempo, a tempo determinato e sappiamo cosa vuol dire, che non può accedere a dei mutui, mm. accedere alla possibilità di acquisire quindi una propria abitazione e molto spesso vediamo i ragazzi andare all'estero. Perché? Mm. Perché forse nell'ambito anche lavorativo il riconoscimento anche a chi si appresta a entrare nel mondo lavorativo è a livello economico diverso che in Italia. L'aspetto adesso di questa immigrazione che sta arrivando dovuto alla guerra, intanto eh, sotto l'aspetto dell'impatto, è vista in maniera diversa da qualsiasi altro tipo di immigrazione che abbiamo visto finora, perché arriva da un popolo caucasico simile a noi. Perché, se fosse successo al di là appunto del Mediterraneo e arrivasse qua. Un'ondata dall'Africa di popolazione forse avrebbe un impatto molto diverso anche sotto l'aspetto, io non dico del razzismo, ma sicuramente di un uh, diverso approccio anche di chi li accoglie. Mm. Perché noi vediamo adesso tante famiglie che accolgono questi che arrivano dalla queste famiglie, questi giovani, queste donne che arrivano dall'Ucraina, ma sicuramente è un impatto diverso anche sotto l'aspetto eh, di approccio a questo mm. tipo di emigrazione. Io voglio tornare un attimo all'aspetto dell'agricoltura. Mm. L'agricoltura, dobbiamo ricordare che è stata svenduta dall'Italia qualche decennio fa, in una politica appunto, economica europea che ci ha visto dire che eh, l'agricoltura per noi non è più fondamentale. E invece vediamo cosa vuol dire essere, tra virgolette, autosufficienti o avere una propria potenzialità produttiva sotto l'aspetto agricolo che garantisce quantità e soprattutto qualità. Perché noi abbiamo finora bloccato, ad esempio, tutto quello che è l'OGM, tutta la eh, e stiamo chiedendo da fuori adesso per necessità produttive, per necessità appunto eh, di, di, di avere quelle materie prime che arrivano da un'agricoltura che invece magari è proprio legata a una coltivazione legata agli OGM. Quindi anche qua una, una incoerenza sotto l'aspetto anche dell'approccio, sicuramente bisogna tutelare e garantire quelli che sono la qualità e i prodotti della nostra terra, le caratteristiche appunto dei nostri articoli eh, prodotti. Però serve nell'ambito di quella che è una necessità di garantire le quantità necessarie nell'ambito del grande consumo, anche appunto te, eh, eh, magari aspetti che finora abbiamo tutelato ma inconsapevolmente senza capire quale effetto sull'aspetto economico. E quindi anche su questo cercare di ridare una visione anche di opportunità, soprattutto ai giovani. Negli ultimi anni si sono avvicinati all'agricoltura eh, tanti giovani, ma serve anche qua garantire un reddito di impresa agricola che finora non era stata garantita. Sicuramente l'aspetto del vino è una nicchia che però non può essere certo. garantita a tutti, dobbiamo invece garantire che anche le produzioni di grandi distese, di grandi produzioni, siano garantiste sotto l'aspetto economico. Grazie, grazie Conte. Leggiamo un po' gli SMS, Alessandra, sentiamo da casa. Ma se davvero Putin, che ha fatto un decreto per far pagare il gas in rubli, chiudesse i rubinetti saremo pronti come Italia e come Europa a sostenere il fabbisogno di energia di cui siamo dipendenti e come chiedo una risposta. Grazie. Sì. È ovvio che eh, la Russia voglia per sospendere la campagna militare portare a casa dei risultati tangibili anche per l'opinione pubblica interna e quindi da profana credo che le regioni del Donbass e quelle marittime sul Mar Nero saranno oggetto, meglio saranno l'oggetto nei futuri trattati. Eh, speriamo solo che si possa fare presto per alleviare le migliaia di persone sotto le bombe. La situazione è catastrofica e adesso si parla anche di radioattività come se non bastasse la tragedia della guerra e torna nuovamente fuori il nome di Chernobyl. Speriamo bene. Ma secondo voi in Russia come si sta ora? <ride> Bisognerebbe vedere, ma forse non è il periodo migliore adesso per fare un bel viaggio in posti meravigliosi. Tra l'altro, mi dicono, no, Alessandra? Sì. Eh, sì. Perfetto, sì. dai, ci pensiamo. No, interessante, grazie anche da casa perché insomma sono. Riflessioni, e cosa farà la Russia? Se l'Italia adesso non mi voglio sostituire ai nostri, ai nostri gentili protagonisti di questa serata, però chiaramente, se il nostro fabbisogno energetico deriva per quasi la totalità o buona parte, insomma, da quel gas, di quel gas è nel 50%, circa il 43%, chiaramente saremmo, credo, se, mh, contraddicetemi ovviamente se ritenete una cosa diversa, saremmo in forte difficoltà almeno ad oggi o comunque nell'immediato. Beh, De Pietro Grande è sempre critico, no? Diceva "Beh, sì, serve un salario minimo", mi ragazzo, all'ultimo ragionamento fatto da Conte, no? E dice "Beh, uno dei principali problemi del mercato del lavoro sono i bassi salari", come se fosse una notizia nuova, voglio dire, no. E il problema è, ai giovani bisogna dare un vero salario, non una pensione di garanzia. Ora io domando, ma eh, il Covid, guardiamo, ahimè il lato mezzo pieno nella tragedia, ha comunque contribuito a risanare, ahimè a causa dei morti, quindi era proprio la cosa peggiore magari pensabile, ha cominciato a risanare buona parte del, eh, diciamo, del cosiddetto gap, di questa spada di Damo, come mi piace definirla, che pesa sulla testa di ogni cittadino italiano. Infatti sono stati stimati, Pietro Grande, che... Nel 2021 fino al gennaio 2021, quindi l'anno 2020, 423.09 prestazioni ultra quarantennali di pensione erano quelle presenti, prima erano 502.000. Quindi vuol dire che quelli che sono morti, in una maniera più chiara anche perché ci capiscano, hanno contribuito a risanare serie sanali si può dire questa e di cosa parliamo? Parliamo di un risparmio previdenziale legato al picco della mortalità in generale da covid ma in generale complessiva di 1.1 miliardi di euro e la previsione addirittura tra il 2020 e il 2029, questo è un bel dato interessante, si parla quasi di 12 miliardi di euro di non so se sia una cosa positiva, forse per le casse, un po' meno negativa, magari per aspettative di vita di chi ci sta ascoltando e anche nostra. Tuttavia, è possibile che uno Stato che comunque è tra i primi dieci di brand internazionali al mondo, quale l'Italia, che comunque siede tra i top 20 dei più paesi industrializzati, che comunque su certe filiere ha ancora un peso importante? In negli ultimi, io dico vent'anni, ma possiamo dire negli ultimi 40, non abbia voluto, potuto, non sia stato in grado di riformare in maniera seria e prospettica, anche per quello che ha detto Rinocini, un segmento del genere. Prego. In realtà il problema delle pensioni è stato riformato un sacco di volte, con tanti tentativi che poi, giustamente come sottolinea Alberto. Non si sia riusciti ad ottenere un risultato è un altro discorso, però partiamo dall'origine: il problema deriva per l'ennesima volta da politiche mh, molto miopi di 30-40 anni fa. Allora c'è stato tutto il problema e lo paghiamo, lo pagheremo noi adulti che stiamo cercando di metterci da parte la nostra pensione, tanto quanto i giovani, cioè noi di, di, della fascia intermedia, no? 40-50 anni, che sono comunque 20 anni che stiamo pagando le pensioni, mh, fra 20 anni bisognerà vedere se il sistema ha retto e regge per poter darla anche a noi. Però, quindi, voglio dire, non è un problema che inficia o che riguarda solo i giovani, perché di solito viene affrontato solo con in, in, i nuovi neolaureati. No, attenzione, è un problema che riguarda tutta gran parte della popolazione lavorativa. Comunque, detto questo, stiamo pagando le questioni notissime, le baby pensioni, le pensioni retributive, insomma, tutti gli errori, diciamo, di conteggi che sono stati fatti negli anni precedenti. Si è cercato di porre rimedio, lo sapete tutti, la legge Fornero, poi c'è stata la quota 100 e ovviamente bisogna trovare una soluzione, ma deve essere una soluzione sostenibile per un lavoratore. Non si può pensare che una persona debba fare soprattutto un lavoro per così dire usurante o comunque fisicamente impegnativo, che non è stare alla scrivania oltre i 70 anni. Cioè, oggettivamente, anche se l'aspettativa di vita è più elevata e ci consente di vivere più a lungo. Giustamente, a 70 anni uno vorrebbe fare il nonno, vorrebbe godersi i nipotini, vorrebbe poter mm, godersi dire, gli ultimi anni della vita, approfittare giusto, di quello che ha fatto per una vita. Vabbè, giustamente giustamente Grande, perché poi giustamente scusi interrompo, ma prego. voglio dire, anche il fatto, mi alzo un po', ma anche il fatto che c'è una sperequazione proprio di diritto. Nel senso, c'è certo. eh, gente che è andata in pensione a, 30, a 40 anni, ma molti 45 anni. E ad oggi la provvisione di, di quella fascia, tra cui mi annovero pure io, certo. e lo dico anche così pubblicamente, hanno fatto delle analisi su quello che ho. Andrò in pensione fra 20 anni, Se, cioè andrò in età pensionabile. Se ci arriverò fra 20 anni: tra 22 per l'esattezza parlavo, parlavo di noi per cui voglio dire: eh, siamo veramente messi col, con un punto di domanda con tutto quello che abbiamo detto prima, con la situazione che c'era, e un TFR che altri hanno già goduto a pieno e che magari i giovani non avranno. Per cui è un po' così. Eh, scusa se ti interrompo perché abbiamo proprio pochissimo no, tempo. Ultima battuta. Solo due battute Prego. rispetto a, a, a due temi fa, mm. solo perché ci tenevo. Il telespettatore parlava di rivedere i contratti telefonici. Come avvocato Malberto tu lo sai perché lo sai anche tu. E ci tengo a ricordare ai telespettatori che questo non è il momento no, di telefoni. prendere... No? Una... Uh, De Gas parlava. Del gas. No, parlava di rivedere il contratto dell'Enel e del gas. Sì, 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 sì. ho detto Molte telefono. Telefoni. Scusami, perdonami. <ride> no, dico che questo non è il momento per rivedere i contratti di energia in generale, perché prendere adesso, come ti propongono i call center, il prezzo bloccato con uno sconto del 10% non è un buon affare, perché il prezzo in questo momento è il più elevato possibile, quindi forse mm. Mm, mm, ecco, io farei un ragionamento su questo. Grazie, grazie Pietro Grande. Al volo perché essendo in nazionale alle 23 in punto ci tagliano, quindi vorrei anche salutare tutti voi. Una battuta a Cusumano. Secondo lei il reddito di cittadinanza deve, essere, deve continuare a essere erogato nelle forme e nei modi attuali, oppure forse anche insomma, il suo effetto voluto magari fortemente dal suo movimento adesso ha raggiunto degli obiettivi e anche emergenziali e forse dovrebbe essere rivalutato all'ottica di un mutamento della società? Proprio un flash. Il reddito di cittadinanza deve tornare ad essere quello che ha detto il 5 Stelle all'inizio: un sistema che va ad inserire le persone nel mondo del lavoro. Se queste persone non accettano il lavoro che gli viene offerto poi non gli viene più erogato, bisogna tornare a questo punto, per tornare a questo punto noi avevamo creato il navigator e bisognava andare a ricostituire quelli che sono gli uffici per l'impiego che ad oggi purtroppo non piazzano praticamente nessuno sul mondo del lavoro se non molto poco dei richiedenti. Quindi io credo che su questo tutta la politica possa essere concordo perché mi sembra un metodo di buonsenso, bisogna segnalare però che durante il Covid i percettori sono purtroppo aumentati e la fascia di povertà delle persone, si è visto proprio ieri in commissione, lo vedevo, abbiamo discusso di questo sì. con diverse associazioni all'interno del comune di Padova, in cui abbiamo 14.000 persone che vessano in condizioni di povertà. Abbiamo eh, i ragazzi dai 18 ai 22 anni che non riescono proprio a prendere il volo, nel senso che non riescono a lavorare, non riescono a partire, non riescono a diventare uomini. Poi abbiamo tutta una fascia che va dai 34, 35 fino ai 64 che anch'essi eh, hanno una difficoltà abbastanza elevata, si parla di una, un, a livello nazionale di un, da un 8,5% a un 9% e la fascia di minor poveri purtroppo è dai 64 in su. Che è una difficile collocazione anche. Allora in... però poi chiudo, ci una società che non investe nei giovani è una società morta, eh sì, quindi sì, siamo finiti che... se non investiamo nei giovani. Punto. Chiaramente eh, penso che su questo insomma le politiche devono assolutamente di tutti i trasversali puntare su questo anche perché non abbiamo molta scelta nei prossimi mesi nei prossimi anni. Bene, il nostro tempo ci manca un minuto, quindi voglio intanto ringraziare voi e ovviamente i nostri telespettatori. Quindi parto come consueto ringraziamento a Federica Petrogrande, esponente della Lega della di Padova, grazie, grazie Pietro Grande. Grazie, buonanotte. E alla prossima. Un ringraziamento particolare anche doveroso a Maurizio Conte, esponente di Veneto per l'autonomia. Grazie Conte, alla prossima. Grazie, il lavoro nobilita l'uomo, non il reddito. Di cittadinanza. <ride> Gra grazie, no, Conte. Mio. Un ringraziamento particolare a Enrico Rinuncini, eccolo qui, assessore del comune di Ponte San Nicolò, esponente del Partito grazie, Democratico. Grazie a voi, grazie e buonanotte a tutti. Grazie. grazie, Rinuncini. Alla prossima. Un ringraziamento particolare, ovviamente, a Giacomo Cusumano, consigliere comunale di Padova ed esponente del Movimento 5 Stelle. Arrivederci a tutte e a tutti. Grazie, alla prossima. A meno di 60 secondi, un ringraziamento ad Alessandro. So che grazie. volevi salutare velocissimo. Due compleanni, sì. Filippo 16 anni e Giuseppe 39. Bene, auguri. tanti auguri ci associamo questa sera, noi siamo sempre il per il chi ci ascolta. Domani, primo eh? Primo. Eh? <ride> ecco. e, anche, e anche per domani speriamo questo stato di emergenza finita. Speriamo che, che possiamo. E che, che speriamo esattamente che non sia un pesce da aprire e che si possa veramente parlare anche di cose eh, più serie, non nel senso di merito, ma nel senso che questo Covid vuol dire a almeno meno la società. Ringraziamento a tutti, staff, regia, giornalisti, tutti quanti, soprattutto a voi telespettatori, grazie, grazie ancora, ci rivediamo come sempre puntualmente in diretta su Caffè TV24, giovedì prossimo, buonanotte.